La caparra dello spirito nei nostri cuori. La caparra dello spirito nei nostri cuori è quando si riceve il Santo Spirito di promessa della vita eterna. Se saremo degni di ricevere questa promessa nella vita terrena, quando moriremo, non andremo nel mondo degli spiriti, ma saremo accolti in cielo fino a quando il Signore riterrà opportuno rivestire lo spirito di un corpo di carne ed ossa, grazie alla risurrezione. Beniamino, re e profeta del Signore, ha insegnato, e oltre a ciò desidererei che consideraste lo stato beato e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio. Poiché ecco, essi sono benedetti in tutte le cose, sia temporali che spirituali, e se si mantengono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo, affinché possano in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. Oh, ricordate che queste cose sono vere, poiché il Signore e Dio l'ha detto. Ciò che Gesù Cristo ha rivelato al profeta Joseph Smith è molto chiaro. Vi sono due tipi di esseri in cielo, cioè, gli angeli, che sono personaggi risorti, che hanno un corpo di carne ed ossa. In secondo luogo, gli spiriti degli uomini giusti resi perfetti, coloro che non sono risorti, ma che ereditano la stessa gloria. L'apostolo Pietro esortava i membri a rendere sicura la loro vocazione ed elezione vivendo rettamente, per ricevere il Santo Spirito di promessa della vita eterna. Perciò, fratelli, vi e più studiatevi di render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché, facendo queste cose, non inciamperete giammai, poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Abbiamo pure la parola profetica, più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. La parola profetica è la promessa della vita eterna, la stessa che il Signore fece ad Alma: tu sei il mio servitore, e faccio alleanza con te, e ti prometto la vita eterna, e tu mi servirai ed andrai ovunque in mio nome e radunerai le mie pecore. Il Santo Spirito di promessa, sia anche per mezzo di un altro Consolatore, che è Gesù Cristo stesso, come annunciato dai profeti. Pertanto, mando ora su di voi un altro Consolatore, sì, su di voi amici miei, affinché dimori nel vostro cuore, ossia il Santo Spirito di promessa. Questo altro Consolatore è lo stesso che promisi ai miei discepoli, come è scritto nella testimonianza di Giovanni. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo. Questo Consolatore è la promessa che io vi faccio della vita eterna, sì, della gloria del mondo celeste. Può essere chiamato anche il suggello dello Spirito Santo, come lo chiama l'Apostolo Paolo. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio s'è acquistati, a lode della sua gloria. Il profeta Joseph Smith apprese tramite rivelazione che, il Santo Spirito di promessa, come menzionato in Efesini capitolo 1, versetti da 13 a 14, può suggellare i santi degni mediante speciali ordinanze del Tempio. Il sigillo viene ricevuto in modo condizionato nei templi e dipende dal livello di fedeltà e rettitudine della persona. Dopo un periodo di prova il suggello può diventare permanente tramite un'altra ordinanza celebrata da un profeta, si chiama seconda unzione, o garanzia della propria chiamata ed elezione. Joseph Smith riceve dal Signore questa rivelazione per coloro che vincono il mondo tramite la loro fede, e sono coloro che vincono mediante la fede e sono suggellati dallo Spirito Santo di promessa, che il Padre versa su tutti coloro che sono giusti e fedeli. E per coloro che sono membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e che si sforzano di vivere rettamente e non ricevono ancora lo Spirito Santo di promessa sulla terra, il loro progresso continuerà ad avanzare nel mondo degli spiriti fino a quando il Signore li riterrà degni della vita eterna. Ma beati coloro che sono fedeli e perseverano,
sia in vita che in morte, poiché erediteranno la vita eterna. E tutti coloro di cui il Padre porterà testimonianza, vi sarà dato il potere di suggellarli alla vita eterna. Amen.